Ciao ragazze, allora vi chiedo scusa per le condizioni della mia voce, ma se vengo da, anche se tossirò, vengo da insomma qualche giorno di raffreddamento acuto. Voglio parlare oggi con voi di quel che faccio per prendermi un pochino cura della mia pelle, la pelle del viso. Per spiegare un pochino l'utilizzo di un certo tipo di prodotti, torno indietro nel tempo e vi prometto che io a partire da aprile-maggio ho avuto veramente più di qualche problema con la mia pelle. Ho praticamente avvertito, iniziato ad avvertire un senso di fastidio sul viso. E andandomi ad osservare meglio, ho notato che cosa? Che le mie guance, la zona delle guance in particolar modo, era particolarmente arrossata. Era sicuramente una pelle non sana. C'erano delle zone particolarmente secche, la pelle davvero, davvero cadeva a pezzi. Ho iniziato ad avvertire anche un particolare bruciore, senso di bruciore, di fastidio, quasi pizzicore. Mi sono detta che forse era il caso di chiamare un dermatologo. Ha sentenziato che per l'appunto si trattasse di dermatite atopica. Ora, la dermatite atopica non è altro che, quantomeno rispetto al mio caso, era una semplicissima forma allergica, quindi una reazione allergica dovuta ovviamente a qualcosa. A che cosa? Non si sa. Diciamo che sicuramente l'accoppiata prodotti pieni di schifezze sul viso, barra alimenti forse a cui non ero particolarmente abituato o a cui risultavo un pochino intollerante, ha fatto sì che la mia pelle gridasse aiuto. Cioè è stata la prima, a differenza del mio cervello un attimino rallentato, a rendersi conto che qualcosa nel mio corpicino non andava. Il rimedio immediato e per sfiammare la pelle qual è? Crema al cortisone. L'utilizzo dei prodotti inevitabilmente cambia perché la pelle richiede una, tramite quella problematica avuta, richiede una cura e una anche delicatezza nella scelta, nell'applicazione dei prodotti diversa. Per cui io mi sono dovuta orientare su un altro genere di prodotti. Quindi io vi faccio vedere il prima e il dopo. Il prima e il dopo intendo dire come ovviamente prodotti utilizzati. Nell'ultimo periodo stavo utilizzando dei prodotti della Cutis. Questo è un esempio, ma ne ho molti altri, ve li faccio vedere. Della Cutis. Allora, la Cutis Paris è un brand che si affianca a quello di Stenom. Penso che chiunque di noi abbia sentito parlare di Stenom, di questa casa che si occupa un attimino della produzione di prodotti per l'appunto casalinghi, quindi per la pulizia della casa, dell'ambiente domestico, per anche l'igiene personale. In particolar modo, Stenom ha pensato bene di sviluppare un brand parallelo e comunque complementare che si sì, però dedicasse più specificatamente al prodotto estetico e cosmetico. Questo è un latte detergente, questa linea è la linea dolcezza viso, questo è il latte detergente, questo è il tonico, il latte è agli oli essenziali di lavanda e pelargonio e anche ovviamente il tonico perché è della stessa linea. Quest'altro tonico è più specifico ed è più specifico per le pelli secche nel dettaglio. Io ho acquistato quella per le pelli secche perché la mia è una pelle di base abbastanza delicata, sensibile. Ho acquistato poi anche uno struccante bifasico, alla questo qui è Malva e Fiordaliso. Per l'appunto specifico per gli occhi e le labbra. Questa qui invece che vi ho detto prima, questo tonico è agli oli essenziali di palmarosa e sandalo. Ho acquistato poi un gommage, quindi un esfoliante per il viso, specifico per il viso, e una maschera idratante sempre per il viso. Questa alla lavanda e alla rosa, questa alla copaiba, palmarosa e pelargonio. In ultimo ho acquistato anche un contorno occhi, una crema contorno occhi. Partiamo dal presupposto che io questi prodotti li ho usati pochissimo, per cui io non do la colpa
della mia dermatite allergica a solo ed unicamente a questi prodotti. Ho utilizzato anche abbastanza il contorno occhi che ho penso dove te lo sei infilato, Enrica. Sicuramente queste non sono le cause della mia reazione allergica, non lo sono. Sicuramente però io che ero un pochino ignorantella, lo sono anche adesso, però magari ora mi informo un attimino di più su queste cose perché le conosco un pochino di più, non guardavo inci e robe varie, cioè un prodotto mi piace, il packaging o comunque la confezione mi piace, la profumazione mi piace, è gradevole, lo acquisto, cioè il meccanismo è questo. Però quello che voglio dire è questo, che sicuramente non mi hanno aiutata, perché a posteriori, andando a guardare un pochino gli inci, a vedere che tipo di ingredienti, schifezzine varie ci sono, ho ovviamente riscontrato il fatto che sono pieni di zozzerie, pieni, pieni, pieni di zozzerie. E soprattutto queste grandi zozzerie non sono alla fine dell'inci, quindi non costituiscono il prodotto in una minima parte, ma si trovano alle prime postazioni, in pole position, yeah! Per cui sono in grandi quantità, si trovano in grandi quantità in questi prodotti. E io mi chiedo per quale motivo fate queste cose? Perché le fate? Cioè, voglio dire, un buon prodotto, agli oli essenziali, lavanda, pelargonio, questi nomi che già vi fanno sognare, vi fanno pensare a delle profumazioni gradevolissime, ad un effetto meraviglioso sulla pelle, e dopodiché ci sparate dentro queste zozzerie che, cioè, li devastano, li devastano. Ho deciso, perché voglio comunque finirli, perché assolutamente non mi va di buttare via per intero questi prodotti. Mi va di ecco, risparmiare a questo ambientino, al nostro ambientino in cui dobbiamo vivere, per quanto possibile, le zozzerie. Allora, tento un pochino alla volta, magari intervallandola l'utilizzo dei prodotti che invece utilizzo regolarmente, per cercare di finirli e quindi essere contenta e smaltire questi prodotti. Ecco, la mia skincare è ovviamente cambiata. Sto applicando dei prodotti che veramente adoro. Ormai sono 6 mesi, quindi sono straprovati, stratestati. Io non sono una persona che ama molto i latti detergenti tonici, uno perché mi portano via tempo e io non ho la pazienza di stare lì. E due perché non amo la sensazione, il tipo di detersione che consentono, che danno. Io amo un tipo di detersione legata all'acqua, prima di tutto, nel senso che anche per struccarmi o dopo essermi struccata, non amo avere addosso la sensazione di appiccicaticcio. Madonna, Enrica. Per cui io ho deciso di fare che cosa? Di acquistare un prodotto che racchiudesse tutte le funzioni possibili, utili alla mia pelle, della Bioniche. Il Triderm, questo detergente viso al Marsiglia, alla Marsiglia, al sapone di Marsiglia. Questo boccione da 500 ml, alias mezzo litro, io ce l'ho da esattamente aprile-maggio. Quindi sono maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, 6 mesi barra 7, perché questo io ci arrivo anche a novembre e fine novembre. Basta una piccolissima dose, piccolissima, per pulire per detergere la pelle in maniera eccelsa. Tra l'altro è un sapone intelligente perché nel caso in cui il nostro trucco non sia molto molto pesante o comunque fatto di ombretti in crema, sostanze particolarmente appiccicose, è un sapone che rimuove anche il trucco, cioè io mi strucco regolarmente nel momento in cui mi lavo la faccia, quindi mattina e sera. Solo ed unicamente con questo prodotto. Ne ho acquistato tra l'altro un altro. Eccolo, nuovo a zecca. E con questo ci farò un altro anno buono, cioè altri 6 mesi abbondanti, anche 8, cioè è straordinario. L'ho acquistato solo ed unicamente perché, non solo ed unicamente, l'avrei acquistato comunque, però ho affrettato il tempo, quindi ho evitato il mese in più. Semplicemente perché l'ho trovato in offerta in farmacia. Questo è un prodotto che trovate in farmacia o al massimo credo nelle parafarmacie.
scontato del 25%. È un prodotto che costa sui 15 euro e qualche centesimo. Io l'ho pagato 11 euro e qualcosa. Ma, ripeto, per il tempo, per la durata del prodotto e quindi per i suoi utilizzi quotidiani, ripeto, non è un prodotto che io utilizzo, ho utilizzato un giorno sì, 10 no, un giorno sì, un giorno no, 2 giorni no, un giorno sì, cioè l'ho utilizzato tutti i giorni, mattina e sera, e ripeto, anche per struccarmi, non avendo dei trucchi pesanti, ed è durato così tanto, così a lungo, e cioè per un prezzo così vale la pena, nel senso che paghi un po' di più apparentemente, ma poi è un prodotto che ti porti nel tempo e che ti risparmia 6 mesi di prodotti ulteriori, quindi è, cioè, perfetto. Eventualmente, se portassi, ripeto, un trucco più pesante e questo prodotto non mi bastasse, diciamo, aggiungo, non al prodotto, ma separatamente, mi strucco prima con gli olietti. Quindi olio di jojoba piuttosto che l'olio di cocco, insomma, gli oli che avete, mi strucco con quello e poi ovviamente passo alla detersione sempre con questo. E siamo perfette, senza utilizzare tonici, latti detergenti, cose di questo tipo che io veramente odio. Siccome so che molte ragazze come me non amano la fase di struccaggio molto molto articolata, è una cosa, cioè, ottima, 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 ed è ottima per la nostra pelle. Il sapone di Marsiglia ha un potere antibatterico ed è fantastico per questo motivo, anche per chi magari ha problematiche legate ad acne particolari o anche solo impurità magari sporadiche o una pelle piuttosto mista che quindi tende magari anche sporcandosi poco a produrre un sebo eccessivo. Per le impurità in generale, ecco, veramente è perfetta, tanto che è un sapone consigliato anche per l'igiene intima, quindi noi possiamo anche eventualmente utilizzarlo per quello, cioè è un prodotto veramente versatilissimo, ha un quantitativo enorme, dura tantissimo perché, ripeto, basta una piccolissima erogazione per la detersione assoluta, quindi è un prodotto da 10, non c'è altro da dire, è da 10, non ha un inci verde. Ma ha un inci assolutamente buono, molto molto buono. Le schifezzine che ci sono limitate, saranno due o tre, e sono veramente li troviamo alla fine dell'inci, il che vuol dire che la quantità presente nel prodotto è comunque molto molto limitata. Altri due prodottini che sono ugualmente buoni per la detersione del viso. Uno è questo qui, Sensiquell, anche questo preso in farmacia. A differenza del Triderm di Bioniche, è un prodotto in crema. Non è un latte detergente, niente di tutto questo, però è proprio una crema, cioè è una crema. La differenza qual è? Che viene applicata sulla pelle umida, quindi massaggiamo la nostra pelle, questo serve solo ed unicamente per detergere, non strucca né niente. Per detergerla, quindi la massaggiamo sulla pelle umida, facciamo, insomma, la puliamo a fondo e poi passiamo allo sciacquare la nostra pelle. Quindi la fase successiva è comunque di ritorno all'acqua e di risciacquo. E la rimostro, crema detergente, assolutamente delicata, molto molto delicata. Pulizia delle pelli sensibili e delle mucose, quindi anche qui si ritorna, io ho una pelle particolarmente sensibile, quindi questo per me è comunque adattissimo. Non produce schiuma perché ovviamente vi ho detto è una crema, quindi non essendo un sapone non ha l'effetto schiumoso sulla pelle. E anche qui assorbe le impurità, vengono allontanate con il risciacquo, quindi con la fase finale, dicevo, dell'acqua di nuovo sulla pelle. È buonissima, anche questa non ha un inci verde, sono prodotti comunque farmaceutici, quindi l'inci verde ce lo sogniamo. Però è assolutamente buona. Anche qui le schifezzine sono molto molto limitate e sono sicuramente alla fine dell'inci. Ultimo prodotto per la detersione, Monotheme della linea Yoeco, è un detergente viso al cetriolo, purificante e mineralizzante. Allora, il Sensiquell, non vi ho detto, in farmacia lo trovate intorno ai 12 euro.
Quest'altro prodotto invece della Monotheme, io ecco, l'ho pagato e lo trovate da Coin o da OVS, comunque intorno ai 7 euro. È un prodotto buonissimo, è un prodotto buonissimo e a differenza degli altri due è ulteriormente valido perché è un prodotto eco. È un prodotto eco-bio, quindi più del 98% degli ingredienti di origine vegetale, è verissimo. Ha solo uno, due, massimo tre pallini gialli, forse uno rosso, però proprio alla fine, il resto è tutto verde, è un prodotto verde. Quindi più del 98% degli ingredienti di origine vegetale, verissimo. No SLS, no SLS, no parabeni, no coloranti, no derivati del petrolio, dermatologicamente testato, cioè ce le ha tutte, è perfetto, è perfetto. Per quel che riguarda invece l'idratazione, io utilizzo solo ed unicamente, dico la verità, questi due. Questo è un campioncino perché il prodotto per intero l'ho finito, l'ho terminato e avendo acquistato quest'altra crema mi hanno dato in omaggio un campioncino, quindi me lo sono ritrovato in più e li utilizzo ambedue in realtà. Allora, questa è la crema che mi ha consigliato il dermatologo, sì, associato alla pulizia con il Triderm ed è la Décortil C. Allora, la Décortil C per pelle molto sensibile per l'appunto è una buona crema. È una crema che anche qui non è naturale. Crema viso e corpo di pronto assorbimento, azione emolliente, idratante e lenitiva, indicata nell'uso quotidiano per la pelle secca e sensibile. C'est moi, c'est moi. Quindi, la Décortil C non è una crema verde, non è una crema naturale, è equilibrata, è una crema passabile e io la utilizzo e mi ci trovo veramente molto bene, veramente veramente bene, è molto molto delicata, non la sento invasiva, non la sento aggressiva sulla mia pelle, la sento giusta e potere comunque lenitivo, quindi addolcente, e la trovo ottima. Allo stesso modo Sensivan P10 questo è un campioncino, è assolutamente delicata anche questa. Forse ha un odore che a me non fa impazzire, non ha una profumazione particolare, però ha un odore un po' di medicinale, forse neanche di medicinale, però che io non amo particolarmente, diciamo così. Allora, la Sensiven, sempre in farmacia, ha un prezzo abbastanza importante, costa 22,70 euro. Comunque il flaconcino, considerate due, massimo tre volte questo, non è una cosa infinita, eh. La Décortil C dipende dai punti di vista, nel senso che dipende da quello che decide la farmacia. Varia il prezzo dai 17 ai 21 euro. Le trovate, sono due prodotti che anche qui trovate in farmacia. Questa è una maschera scrub che ho preso alla mela verde, che ho preso per l'appunto da Bottega Verde. Questa maschera costa 10,99 euro. Ciao amore. Che fai? Sto a fare il video, corri, dai, 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 che lo devo fare. Ciao. Cari! Ma vengo subito, tanto ho quasi finito. Devo dire che per una pelle come la mia, comunque delicata, è abbastanza buono perché non è uno scrub pesante, non ha dei granuli particolarmente ispidi, fastidiosi e in numero eccessivo. È uno scrub abbastanza delicato. I granuli sono pochi, non sono tantissimi, per cui anche l'azione sfoliante c'è, ma è sicuramente più delicata. Non è naturale, niente di tutto questo, però anche qui, come la Décortil C, è un prodotto passabile, passabile. Anche perché questo non è un prodotto che noi utilizziamo tutti i giorni sulla pelle, applichiamo sulla pelle tutti i giorni, per cui è abbastanza fattibile. Un altro consiglio che vi voglio dare, anche se qui si solleveranno delle grandi polemiche perché è un prodotto abbastanza siliconico, è la Vea Lipogel. Allora, la Vea Lipogel è, ve la faccio vedere, Viz, ha questa consistenza, è un burro praticamente, è tra il burro e l'olio. Allora, se lo massaggiate diventa praticamente un olio, vedete? Le mie dita, unte. Allora, questa crema, che non è una crema, è un unguento,
si acquista in farmacia tra i 16 e i 20 euro ed è un unguento che a me è servito proprio per il discorso che vi ho fatto prima di secchezza. C'è stato un periodo, poi successivamente alla dermatite, anche quando l'avevo, insomma, era andata via, era scomparsa, in cui comunque la mia pelle rimaneva piuttosto secca, fastidiosamente secca direi, perché anche applicando creme, quindi idratandola, comunque veniva fuori, usciva fuori questa secchezza, questo strato di pelle praticamente morta, evidentemente morta. Molto molto fastidioso. E allora io veramente ho richiesto che mi venisse dato un prodotto che mi potesse aiutare. Il dermatologo mi ha consigliato questa, l'Avea Lipogel, che diciamo è una crema fondamentalmente verde, se non per uno o due ingredienti, che però sono quelli principali, che sono siliconici. Ho pensato bene di pomparla con i siliconi. È un pochino aggressiva, nel senso che anche se magari ti dà la sensazione di rimpolpamento, perché oggettivamente è untissima, però io la sentivo un pochino aggressiva sulla pelle, cioè sentivo che di non star mettendo, pur non conoscendo INCI e cose del genere, che non stavo proprio nutrendo la mia pelle in un modo sanissimo. Quindi io la consiglio solo ed unicamente nei casi estremi di secchezza pazzesca, non associata magari a rossori, quindi a già situazioni di irritazione o di prurito, di rossore. Solo ed unicamente se si tratta di una secchezza evidente, magari metterlo sulla parte interessata potrebbe aiutare. Se invece, ripeto, aveste dei rossori particolari o comunque una sensazione di bruciore della pelle, di rossore, io sinceramente la sconsiglio perché credo che un prodotto così siliconico possa in qualche modo fomentare il discorso legato all'irritazione. Questi sono i prodottini che utilizzo. Vi ho fatto vedere la detersione e vi ho fatto vedere l'idratazione. Io veramente faccio pochissimo, quindi lascio che la mia pelle venga pulita e dopodiché passo all'idratazione. Non utilizzo tutto quello che c'è intorno, vorrei, ecco, acquistare magari un contorno occhi, una crema contorno occhi buona, questo sì, però evito il discorso struccante, latte detergente, tonico, perché sono secondo me cose che accessorie che veramente appesantiscono la nostra pelle e basta. Dopodiché, ripeto, sicuramente esisteranno prodotti di questo stesso, di questa stessa categoria, tipologia, verdi, bio, con degli ingredienti assolutamente naturali, delicati sulla pelle, che quindi magari danno una sensazione di pesantezza assolutamente inferiore rispetto a quelli commercialotti. Però questa è una scelta ed è sicuramente anche una questione di gusti intesi come necessità e ciò che dà più o meno fastidio. Spero di esservi stata utile. Se avete delle domande, scrivete. Ci aggiorniamo con il prossimo video e con qualche sorpresina per voi insomma, nei video successivi. Non lo so, vabbè, ci aggiorniamo. Ciao!